Le polpette, si sa, sono un vero passepartout. Quando arrivano sulla tavola vanno sempre a ruba in un attimo. Oggi ne prepariamo una versione sfiziosissima con baccalà, datterini e mozzarella filante. Iniziamo! Iniziamo col tagliare a pezzi il baccalà. Baccalà che deve essere già senza pelle. Ora lo mettiamo in un cutter. E lo frulliamo insieme a un albume, delle foglioline di timo e la scorza di un limone. Aggiungiamo anche sale e pepe. E ora frulliamo. Versiamo il composto in un piattino e poi formiamo le polpettine. Facciamo delle polpettine da 30 grammi l'una circa. Le mie polpette sono pronte, ora tagliamo a metà i pomodorini. E tritiamo anche la mozzarella. Ed eccoci sul fuoco per preparare il nostro sugo. L'indicatore ha cambiato colore, iniziamo a cuocere. Mettiamo nella padella dell'olio extravergine di oliva, aggiungiamo anche uno spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare. Ora aggiungiamo i pomodorini. E li lasciamo caramellare a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungo sale, pepe e origano. Aggiungo la passata di pomodoro e un goccio d'acqua. E ora lascio sobbollire per 5-10 minuti. Ho eliminato l'aglio e adesso aggiungo le polpettine. Tolgo il manico, metto il coperchio e lascio cuocere per 15 minuti. Il quarto d'ora è passato. Mettiamo su la mozzarella e le porto in forno per far sciogliere la mozzarella. Il tocco finale, un po' di basilico fresco. Ecco le mie polpette, io non riesco proprio a resistere, per questo corro dritta dritta a tavola.